Alleluia. Non voglio parlarvi del cielo, anche se inevitabilmente è collegato. Quindi, di che cosa sta parlando? Si sta parlando del momento in cui Gesù tornerà e ci sarà questo giudizio che sarà sui credenti. E il giudizio sui credenti non sarà per la vita o per la morte, perché quello sarà un altro tipo di giudizio. Ci sarà un giudizio che valuterà le opere che abbiamo fatto, valuterà materialmente tutto ciò che noi abbiamo compiuto su questa terra. Questo è il giudizio per i credenti, tutti coloro che sono nati di nuovo, tutti coloro che hanno fatto un'esperienza con Dio, che hanno ricevuto Gesù nel proprio cuore, tutte queste persone, che voi lo sappiate o meno, che voi ne siate consapevoli o meno, adesso sarete consapevoli di questo, tutte queste persone, tutti noi, passeremo da un giudizio. Questo giudizio prevederà ciò che abbiamo fatto e valuterà tutto quello che abbiamo fatto sulla terra. E non so voi, ma io vorrei presentarmi davanti a Dio e sentirmi dire: ben fatto. Alleluia. Ben fatto. Queste parole riprendono un passaggio che si trova in Matteo al capitolo 25. Oggi sappiate che la mia predica avrà un indirizzo da insegnamento, quindi se prendete appunti prendeteli pure, dirò magari qualche scrittura in più del solito, di quanto si dice solitamente in una predica. Va bene? Vorrei che però questo concetto possa passare bene in profondità. Oggi la mia intenzione è quella di scuotere le acque. Va bene? Scuotere le acque. Perché siamo tutti credenti, almeno credo che siamo tutti credenti. Se non hai ancora creduto, quest'oggi è una buona giornata per credere in Gesù. Ma quello che ti voglio dire è quello che succederà al credente. Capitolo 25 di Matteo, leggiamo dal versetto 14. Inoltre, il regno dei cieli è simile a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo le sue capacità, e subito partì. Ora, colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri 5. Similmente, anche quello dei 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò, fece una buca in terra e nascose il denaro del suo signore. Ora, dopo molto tempo, ritornò il signore di quei servi e fece i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti si fece avanti e ne presentò altri 5 dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 5. E il Signore gli disse: bene, buono e fedele servo. Tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi venne anche colui che aveva ricevuto i 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 2. E il suo signore gli disse: bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore. Infine venne anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: signore, io sapevo bene che tu sei un uomo aspro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, te lo restituisco. E il suo signore rispondendogli disse: malvagio e indolente servo. Ci fermiamo qui. Malvagio e indolente servo. Alleluia. Qua ci troviamo in una...
Quindi quando Gesù ha detto ti do un talento, gli ha dato un bel sacchettone di argento, ok? Un bel sacchettone d'argento con 35 kg dentro. Non è un soldino che puoi perdere per strada. Non è un orecchino che magari cade e dice oddio, ho perso l'orecchino, dov'è che è finito? E sei lì a cercare a destra e a sinistra. Non è un qualcosa di piccolo che puoi nascondere. Cercate di seguirmi? Non è qualcosa di piccolo, è qualcosa di importante, è qualcosa di evidente. Io non so quanti siano 35 kg d'argento perché non li ho mai avuti tra le mani, però immagino che sia un sacco, almeno un sacco, giusto? Che potrete portare così forse, non so adesso. Però 35 kg sono un po'. Pensate a chi ha ricevuto 5 talenti. È difficile nascondere 5 talenti. Ed è difficile anche che tu possa dire a Dio, ma l'ho perso per strada. Non l'ho visto più, l'ho perso, me lo sono dimenticato. Cosa ci posso fare? Non l'ho più trovato, era talmente piccolo. Eh no, 5 sacche sono tante. La mina, vi dico solo questo così per curiosità, la mina quanto corrisponde? La mina in questo caso è una grossa moneta d'argento, quantomeno grande il suo valore, nonostante sia d'argento, ma è grande il valore. Corrisponde come valore a 15 anni di stipendio. Pensate al bambino che torna a casa, ho trovato una mina! E non riferito alle mine da guerra di oggi, ho trovato una mina! 15 anni di stipendio. Pensate che ha ricevuto 5 mine. 75 anni di stipendio. Quanto lavorano qua in Italia oggi? Non so, quando è che si va in pensione? 40 anni, 42, 45, non lo so. Per secondi. 46. Vabbè. Cioè, 5 per 15 fa 75. Non so se rendo l'idea, ok? Ma la cosa interessante è che il modo in cui consegna questi beni Gesù, ormai abbiamo capito che è Gesù, che consegna i beni ai suoi figli, è un modo in cui praticamente gli sta dicendo amministra i miei beni. Cioè io ti lascio i miei soldi, tornerò tra molto tempo. Non gliel'ha detto, però questo ha fatto. Tornerò tra molto tempo. Nel frattempo non è che li controllava. Non è che vedeva cosa facevano con i suoi soldi, con quello che gli aveva lasciato. Lui si aspettava qualcosa. Che cosa si aspettava? Infatti quando è arrivato il primo gli ha detto guarda, con i tuoi 5 talenti io ne ho guadagnate altri 5. Che cosa che gli ha detto? Bene, ben fatto. Bene, servo buono e fedele. Servo buono e fedele. Quando invece arriva l'ultimo che non gli ha dato niente, gli dice servo malvagio e indolente, che significa pigro. Servo pigro. Io ti ho dato un talento, perché non l'hai fatto fruttare? Lo potevi dare anche in banca per poter avere gli interessi. Perché hai fatto così? Ora, abbiamo capito che è qualcosa che non possiamo nascondere, giusto? È qualcosa che deve essere moltiplicato. Chi ne aveva 5 ne ha riportati 5. Chi ne aveva 2 ne ha portati 2. Chi ne aveva 1 si aspettava che ne portasse almeno 2. Così non è stato. Quindi il talento non è qualcosa che puoi nascondere. Attenzione, non è qualcosa che appartiene a te, perché è di Dio. È Lui che ti ha dato il talento. E il talento è evidente. Qualcuno magari sta pensando, ma io ho capito cosa vuoi dire. Stai parlando di talento, ma non sono soldi, quindi stai parlando proprio di abilità, di qualcosa che ho io. Magari è il talento che ho sviluppato attraverso lo studio. No, non sto parlando di questo. Perché il talento, adesso vedremo qualche esempio, anzi nel frattempo apriamo già la Bibbia in Romani al capitolo 12. Il talento è un qualcosa che ti viene dato da Dio in maniera assolutamente gratuita e per grazia. Non è qualcosa che tu puoi acquisire attraverso la tua formazione scolastica o altro. È un qualcosa che ti viene dato e che sicuramente per poterlo far fruttare
allora può investire e magari fare della scuola per poter migliorare o cercare di svilupparlo in tutti i modi possibili. Devi studiare il modo per poter fare in modo, appunto, che questo talento possa moltiplicare. Ora, avete aperto Romani 12? Romani 12, versetti 6, iniziamo dal 6. Così noi, che siamo molti, anzi no, scusate, il versetto 6 è quello dopo, ora avendo noi doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia, profetizziamo secondo le proporzioni della fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Similmente il dottore attenda all'insegnamento e colui che esorta, attenda all'esortare. Colui che distribuisce, lo faccia con semplicità. Colui che presiede, presieda con diligenza. Colui che fa opere di pietà, le faccia con gioia. Ora, in questi versetti c'è un po' un miscuglio di doni che magari i credenti conoscono, soprattutto quelli che hanno fatto la scuola biblica. Si parla un po' di doni carismatici, quelli abbastanza famosi e che si riconosciamo essere nella Bibbia, in Prima Corinzi al capitolo 12 e 14. Ci sono citati anche dei doni ministeriali, chi lo sa, magari profetizzare, profezia, si riferisce al dono carismatico piuttosto che all'essere profeta? Bah, vabbè, non c'è dato di dirlo perché qua non c'è scritto. Però chi attende al ministero, si sta parlando dei ministeri. I ministeri sappiamo essere in Efesini, al capitolo 4, versetto 11. Quindi sta parlando di vari doni, ma non ci sono solo il pastore, il dottore o non so chi altri. Ok? Non sta parlando solo di queste persone, sta parlando anche di altri doni che in tutto, insieme, potremmo metterli tutti in un grande sacchettone, un po' come il talento, no? In un grande sacchettone che si chiama dono motivazionale. È un po' quello che ci spinge a fare qualcosa, un qualcosa che tu ti senti proprio propenso a fare. Tutti noi abbiamo qualcosa di questo tipo, tutti noi siamo mossi a fare qualcosa perché siamo portati in maniera naturale a farla, non perché l'hai studiata, non perché hai fatto chissà che cosa per poterla ottenere. Io sono stato chiamato al ministero, sono pastore, non avrei mai detto di poter parlare davanti alle persone, sono sempre stato molto timido. Anzi, mi sentivo inadeguato quando ero piccolo, il più delle volte quando stavo in mezzo alla gente. Infatti preferivo non parlare, perché se parlavo avevo timore del giudizio degli altri, perché mi sentivo inadeguato. Quindi mi sentivo sciocco. Quello che avevo da dire non era importante, era sciocco. Perché sono qua a parlare? Perché ho fatto una grande scuola che mi ha portato a parlare in pubblico? No. È un talento che mi ha dato Dio. Lui mi ha detto di insegnare. Lui mi ha chiamato al ministero. Non l'ho fatto io di testa mia. Quando avevo 4 anni andavo in giro con l'armonica in casa, a bocca, ripetendo tutte le musiche che sentivo alla TV, tutte le pubblicità. Ti ricordi? C'è mio fratello qui, quindi sa bene di cosa sto parlando. E ripetevo tutto. C'era la musica della... Vabbè, pubblicità, vabbè, no, non lo dico. Le varie musiche pubblicitarie, ok? Varie musiche che c'erano a quei tempi molto famose, io le ripetevo tutte con sta armonica, senza aver mai fatto un giorno di scuola. Com'è possibile? Era un talento. Mi è stato dato. Qua dice che tutti noi, praticamente, abbiamo diversi doni. Ora, avendo noi doni differenti, versetto 6, questa parola doni dal greco è proprio carisma. Quindi si sta riferendo a un dono dato dallo Spirito Santo, dello Spirito Santo, dono che ti è stato dato a te per farci qualcosa. E questo qualcosa è descritto dopo. Ma questo qualcosa che viene descritto dopo non è un elenco finito come quello della spesa. È un elenco aperto. Infatti, più va avanti, più i campi che sta prendendo in considerazione sono sempre più ampi. Chi dona lo faccia volentieri, cioè chi dona, adesso non è un qualcosa di specifico, di preciso. Perché? Proprio perché Paolo, nella testa di Paolo, probabilmente stava dicendo: questo elenco non è completo, sto allargando sempre di più. Chi fa opere di pietà è tutto praticamente, possiamo metterci dentro qualsiasi cosa. Quindi qualsiasi dono tu abbia rientra in questo elenco, anche se non c'è scritto. Vediamo qualcos'altro un po' più approfondito. Andiamo in Prima Pietro.
Perché magari qualcuno dice, vabbè, però tutto sommato, insomma, questi doni, questi talenti sono stati dati magari a Paolo e a quelli che erano a Roma, alle tre persone che fanno parte di Matteo 25, quindi della parabola che è stata raccontata, ma probabilmente, per quanto mi riguarda, io non credo di avere dei talenti particolari. Non so contare, non so scrivere, non so predicare, magari non ho nessun talento. Prima Pietro, ci siete? Capitolo 4, versetto 10 dice: ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Wow! Wow! Ciascuno metta a disposizione il dono che ha ricevuto. Questo vuol dire che tutti noi abbiamo ricevuto un talento, almeno uno. E attenzione, questo talento non è per te stesso, questo talento è per gli altri. Ciascuno mette a disposizione il dono che ha ricevuto. Perché? Perché i talenti, quando noi li troviamo, quando noi li prendiamo, quando ci vengono dati, o quando riscopriamo dentro di noi dei talenti, a volte ci viene il pensiero di tenerli solo per noi. C'è stato un periodo che componevo canzoni, c'erano due o tre canzoni che sentivo particolarmente mie, la volevo tenere per me, per Dio. Lo posso fare, certo, ma l'attitudine non è buona. L'attitudine è: questo dono lo devi dare agli altri. Quindi le canzoni le ho sempre messe poi a disposizione degli altri. E questo talento, questo dono, io l'avevo dedicato a Dio dopo la conversione. Tante volte mi è stato chiesto di andare a fare tipo piano bar o robe del genere. Mai fatto una volta. Perché per Dio. Se Dio mi dice vai e fai quello che ti dico io, allora va bene, ci vado. Ma questo talento l'ho tenuto per Dio. Perché è suo. È suo da manifestare alla Chiesa e a tutti gli altri. Magari al mondo, se Dio me lo dice di farlo. Giusto? Quindi ciascuno ha un talento. Dillo, ciascuno ha un talento. E adesso quindi puoi dire: io ho un talento, almeno uno, almeno uno. In Prima Corinzi, al capitolo 4, versetto 1 e 2, sta scritto, Paolo prende in considerazione nuovamente questa parola, amministratori, ok? E sta scritto nel versetto 2 che una cosa è richiesta agli amministratori: di essere fedeli. Vi ricorda qualcosa di Matteo 25 che abbiamo letto? Ben fatto, bene, buono e fedele servo. Cosa ci sta dicendo qua? Che cosa voglio farvi notare con questo? Vi ho già detto tante cose. Uno, il talento è evidente, non è nascosto, non andare a cercare qualcosa di piccolo dentro di te. Non è una sfaccettatura che nessuno ha mai visto, non è qualcosa che, ops, non sapevo neanche di averlo. È grande, è evidente. Ok? Altra cosa, il talento non è tuo, è di Dio. Altra cosa, il talento non è per te, è per gli altri. A volte non si manifestano i doni, ad esempio, dello Spirito Santo, i doni, prego per la guarigione di qualcuno, non si manifesta la guarigione. Perché a volte ci sembra un test per noi. Se prego e non succede? Se prego e non vengono le cose come dovrebbero succedere? Che figura ci faccio io? Che figura ci fa Dio? No, forse è meglio che non prego? Oddio, cosa succederà? Non è per te. Se pensi a te, se sei rivolto a te stesso, non hai capito che il dono è per gli altri. È l'altro che deve ricevere guarigione, non tu. Oddio, chissà che figura ci faccio. E se non si manifesta, non sono coerente con quello che ho detto. Non è così. Il dono è per gli altri. Iniziamo a togliere queste paure, iniziamo a operare in fede e vedremo molti più risultati di quelli che forse abbiamo visto fino adesso. Giusto? Ok. Quindi il talento è di Dio, data a noi, e vi dicevo, in Prima Corinzi c'è Paolo che proprio prende in considerazione il fatto di essere amministratori
E dice al versetto 2 del capitolo 4, ma del resto degli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. Wow, fedele. Quanti mi sanno dire così, al volo? Secondo voi cosa significa fedele? Esserci sempre. Poi? Essere onesti. Servire. Non tradire, non tradire, fedele, direi che ci siamo, decisamente. Puntuali, irreprensibile. Potrebbero tutti rientrare in questa definizione? Assolutamente sì. Avere fede. Leale. Leale? Certo. Non ho capito? Credere? Credere, ok? Va bene. Sono tutte buone definizioni, assolutamente. Fedele è questo. Però vi faccio notare una cosa. A un buon amministratore è richiesto di essere fedele. Non sta dicendo a un buon amministratore è richiesto di essere senza peccato. A un buon amministratore è richiesto di essere perfetto. A un buon amministratore è chiesto di essere un grande esortatore, una persona che spiccherà sopra tutti. Non sta dicendo questo. Il tuo talento, qualsiasi talento sia, gli esempi li abbiamo fatti prima, ma prova a pensarci. È un qualcosa che risalta nella tua vita, è un'attitudine magari, un qualcosa che potresti aver ricevuto fin dalla nascita, perché Dio può far doni anche prima che noi nasciamo. Probabilmente invece potresti averla ricevuta dopo la salvezza, dopo che tu hai creduto. Non al momento stesso, magari anche dopo, successivamente. Questo talento è un qualcosa che tu hai, sai di averlo e che non è acquisito attraverso gli studi. L'hai acquisito perché Dio te l'ha dato. È un qualcosa che senti da parte di Dio. È un qualcosa che devi usare. Il talento deve essere usato, non puoi non usarlo. Perché un giorno qualcuno ci chiederà conto di quello che abbiamo fatto con i talenti. Stai usando il tuo talento? Qualcuno potrebbe dire, vabbè, non mi è permesso di usarlo. Errore. Non ti è permesso di usarlo, magari qualcuno potrebbe non permetterti di farlo, ma è tua responsabilità moltiplicare il talento. Io mi sento un grande talento, quello di donare a tutti. Ricordatevi che c'è scritto che dobbiamo essere buoni amministratori. Quindi donare a tutti e restare senza soldi non è proprio questa grande idea, ok? Però c'è qualcuno che... mia moglie, ad esempio, lei è una grande donatrice, assolutamente. Le piacerebbe, se fosse tipo... rimane senza soldi... No, vabbè, cosa vuol dire? No, quella è un'altra cosa. Però lei donerebbe tranquillamente, qualsiasi cosa, senza grandi problemi, ok? Però bisogna ovviamente fare le cose calcolate. Cioè, quello che posso lo faccio, quello che non posso non faccio, va bene? Però... questa è un'attitudine, un qualcosa di che senti dentro, sei proprio portato a fare certe cose. Sono persone che sono proprio portate ad avere relazione con altre. Questo è un talento. Sono persone che sono portate ad analizzare la Bibbia, studiarla tutta e magari parlare pochissimo con gli altri. Questo è un talento. Certo, magari puoi imparare a fare anche qualcos'altro, però è un talento che devi far fruttare, devi sfruttare. Non puoi non farlo, perché è tua responsabilità. Se lo nascondi sottoterra, quando tornerà Gesù, te ne chiederà conto. E non so voi, ma io non voglio sentirmi dire malvagio e pigro. Io non voglio. Qualcun altro potrebbe dire, aspetta, non solo non mi danno l'opportunità di farlo. Magari ci potrebbe essere un'altra scusa, che potrebbe essere qualcosa del tipo sarà così importante il mio talento? Ma in realtà non dice neanche questo. Lui dice che ti ha dato un talento. Qualsiasi esso sia, cerca di moltiplicarlo. Non è un problema. Qualcun altro potrebbe dire, aspetta, però
non mi viene riconosciuto, nel senso, non ricevo l'applauso quando faccio le cose. Non ricevo l'approvazione, nessuno mi dice bravo, ben fatto. Ma ben fatto te lo deve dire Dio alla fine. Il ben fatto te lo deve dire Dio alla fine. È bello quando le persone intorno dicono, caspita, hai suonato proprio bene oggi. Wow, un'unzione tremenda. La gloria è scesa. Bello, sicuramente bello. Ma vi dico una cosa. Che voi facciate quello che dovete fare, volentieri o malvolentieri, quella cosa la dovete fare comunque. Mi spiego meglio. Prima Corinzi, capitolo 9, versetti 16 e 17. Infatti, se io predico l'Evangelo, non ho nulla, dite nulla? Non ho nulla da gloriarmi, poiché è una necessità che mi è stata imposta. E guai a me se non predico l'Evangelo. Guai a me se non predico l'Evangelo. Se perciò lo faccio volontariamente, ne ho ricompensa se lo faccio volontariamente. Quel volontariamente è anche di buon cuore, di proposito. Ma se lo faccio controvoglia, rimane sempre un incarico che mi è stato affidato. Che tu ricevi il bravo o non lo ricevi, a Dio non importa nulla. Il talento è suo, è a lui che devi rendere conto. Ma io sono sempre fedele, vengo in chiesa tutte le domeniche. Questo non è fedeltà al talento. Questa è fedeltà al tuo cuore, alla tua chiesa, a Dio forse, per quanto riguarda il ricevere e il dare. Ma la fedeltà al talento è il mettere in pratica il talento, è il cercare di studiarsi un modo, in tutti i modi possibili, di dire come faccio a moltiplicare questo talento. So pitturare, ne butto giù una, so pitturare. Non lo posso fare in chiesa, cosa faccio? Faccio le pareti, dopo che ho fatto quello ho finito, va bene, ok, ma non so soltanto pittura, cioè so fare proprio opere d'arte, ma fali, studiati il modo per poter dare gloria a Dio con questo, perché questo è quello che Dio si aspetta. Ma io non so pitturare, non so predicare, avrai qualcos'altro dentro, tutti noi l'abbiamo. Io credo che Dio non menta, la parola di Dio non mente, giusto? Quindi tutti abbiamo un talento, almeno uno ne abbiamo tutti. In base alle proprie capacità Dio ne ha dati 2, 5, 1. Poi se ci vogliamo lamentare con Dio nel dire, ma con lui c'è un sacco di talenti, e vabbè, prenditela con Dio. Però non è questo il concetto. Il concetto è che quello che abbiamo lo dobbiamo moltiplicare. Fin dalla Genesi Dio ci ha detto che dobbiamo moltiplicare. Noi dobbiamo moltiplicare tutto. Se il talento è di Dio, tu lo devi moltiplicare. Non puoi non moltiplicarlo. Per due? Vabbè, per due, è già buono. Per tre? Meglio ancora. Tanto quei talenti tornano a te. Avete visto che alla fine Gesù ha lasciato i talenti ai servi. Anzi, quell'unico che non aveva portato frutto, gli ha tolto il talento e gliel'ha dato a chi ne aveva di più. Perché chi più ha, riceve. Chi meno ha, sarà tolto anche quello che ha. Non è un concetto che è molto politicamente corretto oggi, forse. Tutti paga uguale, tutti precisi. Sì, è giusto aiutare il povero, e anche Dio aiuterà il povero, ma non è giusto aiutare il pigro. Io non darò mai un'offerta a un pigro. Mai. E Dio non aiuterà il pigro. Che ti piaccia o meno, che sia secondo le tue idee politiche o meno, Dio non ha queste idee politiche. Il pigro deve rimboccarsi le maniche e andare a lavorare. Il pigro deve lavorare e fare quello che Dio gli ha chiamato a fare. E quando farà questo, allora porterà frutto. In Romani 12, quello che vi ho citato prima,
poco prima, al versetto 4, dice anche che i doni sono differenti come il corpo umano. Chi è mano è mano, chi è gamba è gamba, chi è testa, giusto? Alcune cose saranno più evidenti, il corpo umano lo vedete, no? Mi vedete? Difficilmente uno dice, caspita, ti vedo un po' strano oggi, la tua cistifellea non funziona. Però nel corpo c'è anche la cistifellea. E qualcuno potrebbe dire, io sono la cistifellea, non sono visto da nessuno quando lavoro. Ma le parti vitali sono tutte dentro. Puoi avere anche un bel viso ed essere la faccia, ma a volte è più importante essere cervello che non faccia. Giusto? A volte è bene avere un cuore che batte. Corretto? Quindi tu non ti preoccupare di che posizione secondo te o secondo gli altri ha il tuo dono, il tuo talento. Potrebbe essere, io ho il talento di servire e nel mio servizio aiuto gli altri nel fare traslochi, pulisco la chiesa, faccio qualsiasi cosa mi capiti sotto tiro a mano, va bene, e cercherò di moltiplicarlo, non è che mi trattengo, cerco di moltiplicare questa cosa. Ma non è vista da nessuno, signore, non sono visto da nessuno, però che tristezza, insomma, fammi predicare una volta, fammi fare una roba diversa. No, è quello il tuo talento. E non desiderare il talento di un altro. È inutile che la mano dice vorrei essere cervello. A tutti piacerebbe essere qualcos'altro una volta nella vita, ma Dio non funziona così. E il dono di Dio non funziona così. Se tu hai un talento evidente nella musica, è inutile che cerchi da altre parti perché ti annoia fare solo musica. E fai sta musica, è il tuo talento. Cerca di farlo al meglio, di farlo fruttare al meglio. Sai pitturare, sai dipingere, fai questo. Sai predicare, fallo al meglio, studiati di arrivare a più persone possibili. Sai pulire con una meravigliosa attitudine, cura e quant'altro. Bene, dedicati a questo. Cerca di farlo fruttare. Apri una ditta. Ma l'attitudine non deve essere quella per me, è per gli altri il talento, è per gli altri il dono. Se tu sei un imprenditore meraviglioso e apri una ditta perché vuoi far soldi e vuoi dare i soldi al regno di Dio, stai sbagliando attitudine. E allora potreste dire, come sta sbagliando? Caspita, i soldi per il regno di Dio è buono, no? Sì, è buono, ma è una cosa secondaria. Hai saltato il primo passaggio. Non puoi aprire una ditta per dare i soldi a Dio. Apri una ditta perché attraverso quella ditta raggiungi il mondo. E dopo, quando arrivano i soldi, li darò anche a Dio. Le priorità sono sbagliate a volte. Vogliamo qualcosa per incassare e poi dopo magari. Dopo magari. Io voglio andare davanti a Dio, sentirmi dire ben fatto. Quanti di voi vogliono questo oggi? Alleluia. Servo buono.